sono 21 anni che mi sopporta, 21 anni che si fida di me, gli faccio un sacco di casini, mi corre dietro col bastone spesso mi prende perché è ancora velocissimo, non solo in macchina ma anche a piedi. Tony Fassina oggi siamo riusciti a chiuderlo nel suo ufficio mentre lavora, perché fermarlo dal suo lavoro quotidiano è praticamente impossibile. Però storie di motori, Tony, ha bisogno di te, perché abbiamo voglia di sapere come, dove, quando è nato Tony Fassina, non solo le grandi vittorie, le grandi imprese rallistiche, le grandi imprese che ancora mandi avanti dal punto di vista professionale, però quel bambino nato in Veneto e appassionatosi di motori da subito. Perché? Ci racconti la tua storia da bimbo. Che bambino era Tony? Ma normale, tutto normale, finché poi a 18 anni ho scoperto... Ma sei già ai 18, cioè prima di 18 sì, non hai 18, combinato casini, no, non hai rubato la macchina al papà. Ah sì, beh certo, ma quelle no, quelle sono le cose che vogliamo quello sapere. Che le fanno tutti, dai, quello che fanno tutti, andavo giù per le falde del Piave ad assassinare qualche macchina. Ma il bello è cominciato con le Gymkhane, con le 500, dove lì ne abbiamo fatte veramente di cotte, di crude. E, sì, ma il bello poi è cominciato... Dopo con il lavoro vero e con le macchine da corsa vere, perché io praticamente dopo il diploma ho cominciato a correre, ho cominciato a lavorare subito e mi sono sempre entusiasmato. Ogni mattina quando mi alzo, anche adesso, mi piace fare delle cose. Stare senza fare niente non mi piace. O vado a correre a piedi, o vado a correre in macchina, o vado a comprare, vado a vendere. Devo fare essere qualcosa. Sempre in movimento. Io devo fare qualcosa, perché sennò mi sento, però, mi sento in pensione. Perché adesso, vedi, l'idea di prendere la macchina dei genitori, a parte che è veramente pericoloso, lo era anche allora. Però tanti di voi piloti di quegli anni hanno iniziato così, no? Avendo quello stimolo che nasce da un'azione illegale, cioè il furto della macchina dei genitori di solito, no? Dello zio, del nonno, del cugino. Però adesso è più difficile, cioè che sentire che un ragazzino di qualcuno l'ha fatto a 6 anni, adesso non so tu quando l'hai fatto la prima volta, però 14. Una volta succedeva spesso, no? Che quelli che poi sono diventati dei piloti avessero questo istinto di prendere la macchina del papà o della mamma e di girarci. Devo dire che adesso i ragazzi non sentono più la macchina. La macchina oggi è un mezzo per muoversi, mentre una volta era più passione. Adesso, passati 50 anni, io ho 50 anni di licenza per la macchina da corsa, e sono passati velocemente, peraltro. E i ragazzi giovani, anche i miei nipoti, non sentono il bisogno dell'automobile. Questo è un male, perché la usano solo per muoversi, ma usano adesso un sacco di altri mezzi. No? La macchina non è più una passione. Voi la sentivate quell'esigenza perché non avevate altre cose da fare? Cioè era praticamente l'unico divertimento, perché invece sentivate la passione per quei pistoni? C'era molto, molto meno una volta. Adesso anche quando vai a vedere una gara di domenica, o c'è il tennis, o c'è i giochi del mondiale di atletica, o c'è il Formula 1, c'è la moto, c'è il Tour de France, il Giro d'Italia, c'è di tutto, troppo di tutto. E allora anche ieri ho corso a Pedavina Crocedaune, il pubblico ce n'era perché era una bella giornata, però purtroppo non è il pubblico di 10-20 anni fa. 20 anni fa era assiepato lungo le pendici, c'erano migliaia e migliaia di persone, oggi molto molto meno. Quello che però tu hai detto prima, mi ricollego anche a qualcuno dei tuoi colleghi, Sandro Munari è arrivato un po' prima di te. Molto. Hai iniziato, tu hai parlato di licenza che hai da 50 anni, per cui facendo un rapido calcolo hai iniziato a 25 anni come 24, titolare di licenza. Per cui l'altra differenza che c'è tra quelli di adesso e quelli di una volta è che adesso a 16 anni hanno già la licenza, adesso non so, da ICAR, comunque iniziano 10 anni prima fanno, di quando avete iniziato voi. Li fanno già cominciare a 16 anni. Bene o male? Ma per me è bene. Bene perché è un momento di in cui il ragazzo va molto più forte, molto più lucido, molto più vivo, no? A 25-30 oggi non so come farà, spegnerò. Ma lascialo andare, se a te non dà fastidio, lasciamo andare. È un ufficio che lavora, qui siamo passati, abbiamo disturbato il suo ufficio. Allora, io credo che oggi tu cominci a 25 e finisci a 40. Perché mi sono accorto proprio l'ultimo anno o due che i ragazzi giovani ti stanno davanti, non c'è storia. Cioè per cui Tony Fassina andava più forte a 25 che a 40. Chiaramente. E se tu lo prendi a 18 va ancora più forte, poi c'ha un po' di
riflessi, un po' di incoscienza che non guasta mai, e vai più forte per forza, un po' più di entusiasmo. Mentre dopo, quando tu arrivi a 35, 37, pensi alla famiglia, al lavoro, e anche i riflessi calano molto. Io vedo adesso con la macchina da corsa che fai fatica perché ci vedi un po' meno, i riflessi sono molto più ritardati, non c'è storia. Però a 40 quell'esperienza in più che hai però non ti aiuta a non far sollevare il piede, cioè quell'esperienza lì te lo tira sul piede. Sì, ma ti aiuta molto se tu dovessi fare un ride, dovessi fare un safari e stai bene fisicamente, probabilmente non serve andare sempre al 100%, ma al 95% va bene. Allora l'età viene, superisci alla mancanza di riflessi con una costanza, per cui credo che assolutamente dobbiamo farli cominciare a 18, non a 25. A 25 io non potevo prima e allora ho cominciato con una 1750, un Alfa Romeo. Un Alfa Romeo 1750 berlina. Demolita naturalmente, berlina, strettamente blu. Strettamente blu. Blu presidenziale. Blu presidenziale. Come ci sei arrivato? Perché l'hai scelta o ti ha scelto lei? No, l'ho scelta perché volevo andare a lavorare con questa macchina e il lavoro ha scelto questa macchina. Dopo la prima gara l'abbiamo buttata giù. Naturalmente era tutto sterrato allora, ma sterrato con dei buchi così. La 1750, no, non ho toccato da nessuna parte, però supporti motore, supporti cambio, demolita, insomma. L'ho data dentro al concessionario, allora io non ero concessionario. Deve essere ancora in causa quel cliente adesso. Però, allora, un'altra cosa che mi fa impazzire è che voi praticamente le vostre auto quotidiane poi le buttavate in pista. Cioè, era un po' la filosofia di Alfa Romeo, certo, che faceva le Giulia, poi le mie... Certo. La vettura, certo, diciamo, durante la settimana, sì, il papà andava a lavorare, sì, poi fine settimana o pista o rally. Oh. Cosa che adesso... Orive del Piave. Non è assolutamente più fattibile. No, oggi sono tutti professionisti, la macchina ci vuole perfetta. A parte che vedo in salita, ci sono tanti ragazzini con delle macchinette, un po' così, che si divertono, passano un sabato e domenica, si divertono lo stesso. Non è poi cambiato moltissimo, perché se vai a vedere è cambiato... Sì, la difficoltà di iniziare è sempre la stessa, mancano i soldi per il nostro lavoro... Per fare il professionista ci vuole... I professionisti sono 10 e le macchine da corsa sono 200, per cui gli altri 190 devono arrabattarsi in qualche modo. E sono simpatici a vedere se ci parli insieme, sono bravi ragazzi che si avvicinano con un po' di modestia. No, bravi, ho visto ieri, che ho fatto la prima volta, ho visto dei bei ragazzi molto entusiasti. Senti, quando ti sei reso conto che Tony Fassina era uno che camminava vero? Cioè, subito. Quando subito vuol dire a 25 o no, a 16? No, prima facevo le gincane con la 500 e vincevo tutte le domeniche con la 500. E allora era bello perché c'erano delle novità. Mi ricordo che allora ci facevano delle gincane, ci facevano entrare in un quadrato di 6x6 e poi uscire dallo stesso ingresso, e si facevano tre retromarce per poter fare con i birilli per uscire. E la prima volta che abbiamo inventato il freno a mano, sono arrivato giù a 50 all'ora, un colpo di freno e uscito. Sono rimasti allibiti, perché questa è una cosa che ha preparato il mio meccanico e ha funzionato. Ah, ce l'avevi preparata? Beh, già. Sì, il freno a mano che così blocca la gomma posteriore, gira su se stessa e esce e perdiamo un secondo. Invece a fare le retromarce stai là a 10-15 secondi, non è possibile farlo questo qua. Per cui sicuramente è stato un crescere di esperienza, finché poi la prima macchina è stata questa 1750 e poi il Gordini. Siamo passati al Gordini, gruppo 1, gruppo N, si chiamava 1 o N allora, mi sembra gruppo 1. E è quella bella macchina anche quella. Peccato che sulla terra qualche volta si rompevano, ma noi... Anche lì vettura di serie, poi fatta preparare... Sì, preparare un po'. Un po' di motore, sì, poca roba. Poca roba, però la macchina andava già bene. Poi abbiamo fatto 2-3 anni con quello, con Morosini, con De Marco, e poi subito un Alpine. Che anni erano? 2000... 2001? No, 2001 è un po' prima. 71. 30 anni prima. Con l'Alpine Renault, 71, 72, 73, 74, lì abbiamo tutte quelle gare di rally nazionali.
Tutti sulla terra naturalmente, è stato bello, bella macchina. Chi era il tuo avversario? Tu hai Ma un'epica quale battaglia con avversario? Budafiri, Dai, no, il no, tuo Budafiri dopo, è nato dopo Budafiri, Budafiri dopo. giovane, sì. No, poi sono passato alla Stratton nel 75, 76, 77, 131, un'altra bella macchina, 31, fatta bene era una bella macchina. 78-31, poche gare, 79 la Stratos, 79 con la Stratos credo di aver vinto tutto, dall'Elba, Liburna, il Rally di Sanremo per il campionato del mondo, tutto, San Marino, tutte le gare del 79, Piacenza, Valle Piacentini, tutte quelle gare valevoli per il campionato le abbiamo vinte tutte quante, credo una o due non le abbiamo vinte perché o si è rotta o ci siamo fermati. E poi nell'80, 81, 82, 3 anni meravigliosi con l'Ascona 400, con Rudy, sono stati 3 anni molto belli. E poi lì ho sentito già che all'82 non andavo tanto bene. 83 ho provato la Ferrari 308 308. e 84 ho fatto una gara sola con la 037 che ho vinto la Targa Florio. E l'ho vinta in verità con un po' di fortuna, perché Budafieri, che aveva la macchina molto più bella, ufficiale, mi stava davanti. Poi lui ha rotto l'acceleratore e noi abbiamo vinto, ma... Ok. Beh, chissà quante ne hai perse tu per motivi simili, per cui ci sta, no? Nella Ah carriera beh, ci sta, sì, di un ci realista. vuole qualche volta un po' di Mi hai fortuna. citato una marea di macchine che fa venire la pelle d'oca, compresa la Opel, no? Che magari può essere quella sulla carta, dici sì, per un appassionato Oh, l'Opel almeno, però Ascona, macchinone. bella. È una domanda talmente banale chiederti a quale sei rimasto legato, perché se a distanza di questi tanti anni hai la tua Stratos e ci vai a correre praticamente un La weekend sì, un Stratos. weekend no, la magia di quella macchina è irripetibile, mi sembra di capire, La no? Stratos è un'altra macchina, è fatta apposta, è stata fatta. Mentre l'Ascona 400 o il 131 è una macchina stradale, preparata bene, ma è sempre stradale. La Stratos è stata fatta per vincere e ha vinto tutto quello che c'era da vincere. Poi è divertente, è un bel motore, forse è un po' troppo corta. Allora, ecco che dopo hanno fatto la 087 per poter avere una macchina che si può guidare meglio, anche se ti scappa un po' sul posteriore, riesci a riprenderla. Invece la Stato è di difficile ripresa, Però è se una sbagli. macchina Mi che chi di piace, quella guidata, no, è rimasta nel mi cuore. piace. Quegli anni lì in cui tu con l'Alpine cominciavi, no, a vincere i rally nazionali, come dicevi, chi guardavi di quelli che invece era già nel giro grande? C'era, Beh, vabbè, c'era naturalmente Munari. Sandro Munari, naturalmente, e poi c'erano tutti gli stranieri, perché correvano già, chi c'era? Allora, poi con noi c'era Allen, Walter Rohr, c'era tanta gente. In Italia, Budafieri, che ci stava alle costole sempre, Gigi Battistoli, che adesso corre, Lucchi, che correvamo insieme, e Lucchi andava forte, però ogni tanto... Non lo vedevi più nelle classifiche perché sbatteva da qualche parte. Invece Budafieri andava leggermente più piano, ma era un bel martello. Sempre tu C'era aspettavi, io sempre. aspettavo il CO in fondo e sentivi, e lui arrivava, era un secondo dopo, però arrivava. Invece Lucchi, quando andava, magari ti dava 2 secondi alla fine prova, però una prova 2-3, poi magari gli tirava una Senti, virgola. che ambiente c'era? Che rapporto c'era tra di voi? Perché so che Oh, Munari era uno, bello. vabbè, era l'uomo di riferimento, coccolato da Fiorio, dal gruppo, diciamo, è sempre stato tutelato, però credo di aver capito uno molto corretto, però lui ha sempre dichiarato non ho mai voluto cercare un'amicizia nei piloti, perché tra i piloti c'è solo da aspettarsi Ma brutti no, scherzi, questa lui era dichiarazione sua. Tra qualche pilota per conto suo e qualche pilota invece molto gioviale a dir poco, no? Io ho fatto 3 anni con Rudy, una meraviglia. Rudy insieme con Gigi Battistoli, insieme con Penarioli, insieme con... ma anche Budafieri, lui non è... è un bravo e buon ragazzo. I suoi fratelli un po' meno, ma lui è un bravo ragazzo. I fratelli... Ma tu avevi qualcuno con cui non andavi d'accordo, no? No, assolutamente, tu mi conosci da 20 anni, sai che Sì. no, non è possibile che non vada d'accordo con me. Poi, per esempio, ieri si è rotta la macchina per una banalità e non posso mica arrabbiarmi col preparatore, povero, che ho un preparatore che è fantastico, per cui come fai ad arrabbiarti con qualcuno? No, Certo. un sacco di... era uno sport diverso allora, perché c'era più amicizia, più...
giovialità, ci si divertiva di più. Io credo che, non so, le cose che abbiamo fatto noi, all'Hotel Cervo in Sardegna, a Porto Cervo, quando ho buttato... Perché io non ero sempre in disparte, però Rudy, Penariol, Battistoli, quando ho buttato due barattoli di bagnoschiuma sulla fontana in centro a Piazzetta, penso che esca schiuma ancora adesso, perché è andata la schiuma in tutto Porto Cervo. No? Allora, quelle cose là ti restano... Oppure quando ci hanno portato all'aeroporto, che c'era l'autista del... Allora c'erano i furgoni, era un 242 della Fiat. E l'autista che ci portava in aeroporto andava un po' piano. E dice, senta, Gigi Battistoli, ha detto, senta, posso guidare io che magari facciamo un po' prima? Sì, sì, faccia pure. Sì, eravamo su in 7-8, qui giù per... Con 242. Conosci quelle strade là per andare da Porto Cervo ad Olbia. Mamma mia. Da morire. Però col furgone anche tu avevi fatto qualcosa, no? Forse col a furgone, casa tua da giovane. Col furgone ci avevi raccontato? Andavamo anche a provare. Andavamo anche a provare. Cioè, le speciali facevi col furgone? Sì, con furgoncino, si prova un po' piano, piano. Che furgone? Avevo una Simca Canguro. Allora c'era, tu non sai, non eri mica nato. No, non me lo ricordo. Non eri nato. No, eri nato. Non l'ho neanche visto dopo, cioè non è sopravvissuto neanche uno, no? Di quei Simca Canguro. Simca Canguro, se no la Multipla. Avevamo anche la Multipla, non è nata, la 600. Beh, sicura, tra l'altro, 600, no? Multipla. Muso, 600, sì, Multipla. Sì. Quando freni con i piedi. Esatto, metti davanti i piedi e ti freni. No, ma è stato, era bello, era goliardico. Adesso comunque non è vero che non si divertono, perché sono stato a cena settimana scorsa, prima del Due Valli, prima di andare a San Marino, che era concomitante con il Rally San Marino, e siamo stati invitati da Nalli, che è il direttore commerciale della Suzuki, e ho organizzato un po' di piloti, vedo che sono tutti molto amici. Certamente adesso devono preparare la gara un po' meglio, perché si viaggia sui secondi. Ti faccio un esempio. Oggi fanno la somma delle prove speciali, sono un'ora e mezza. Quando ho vinto io Sanremo erano 13 ore. Qui il secondo è arrivato a 3 secondi. Il mio secondo, che è stato Walter Rohre, è arrivato a 5 minuti. Per dirti, Bettega è arrivato a 40 minuti. Uno fa tempo a tornare in albergo a farci la doccia. Sì, certo. Mentre qui adesso viaggiano, totale prove, un'ora e mezza, 3 secondi, 2 decimi, 5 secondi, 10 secondi. Per cui vanno veramente forte. Io poi li ho visti bene, perché quando non corro vado a vederli qualche volta. Fanno impressione. Ho perso un'oretta a vedere Neville con la Hyundai a San Marino. Adesso, un altro pianeta. Le macchine diverse. Sì, il ragazzo deve essere lucido, non può mica... Non può mica... Ragione, Tony, ma voi, secondo me, con quelle macchine là, altro che lucidi dovevate essere, no? Sì, io penso alla 037, penso poi all'S4, ma già la stessa Stratos, mai detto, era macchina che... Quando si andava... No, la S4 è un disastro, pericolosissimo. Esatto. Quando si andava a cena... Munari, Walter Rohr, alle ore 10, ma non 10 e 5, alle 10 che ci fosse stato il direttore dell'ACI, ci fosse dato una riunione di... Alle 10 si alza, va a letto. Non è che starà alle 11, mezzanotte, mentre noi italiani, dico, Rudy e Gigi, facciamo l'una. Beh, anche Munari è italiano, però, vuol dire che italiano ha un approccio diverso. Sì, però Munari è un approccio, non è mai stato in questa congrega, no? Mai. Per cui mi confermi che lui non è che avesse molta voglia di legare con gli altri. Ma non perché non ha voglia di legare, perché lui è fatto così, provava bene, si preparava in maniera certosina. E noi invece, cioè, Rudy racconta barzellette fino alle 2 di notte, no? E lì una dopo l'altra, e lì certo. Si diverte. Senti, tu che hai battuto Earl, io sono ma calma, l'ho battuto anche lì. Vabbè. Io nella mia, ho anche avuto molta fortuna, io avevo la Stratos e la squadrone di Fiat aveva le 100. Parliamo del Sanremo, giusto? Sanremo, sì, battuto, sì, però è chiaro. Però che... vabbè. Come l'hai battuto, perché negli annali e negli annuari Tony Fassina ha vinto Sanremo davanti a Earl. Mi ricordo una dichiarazione di Giorgio Pianta, letta su un libro, forse quello di Luca Dell'Icarri, La danza dei piedi veloci, nel quale Pianta parla di Walter Earl e dice: io quando ho visto dei tempi, adesso non mi ricordo in che prova, Earl, a me pensavo di andare forte, Pianta era uno che andava fortissimo, no? Pensavo di andare molto forte, lui è arrivato, stava girando da una settimana, credo. Arriva Walter Earl, sale e gli pianta 3 secondi in un chilometro. Allora dice: ma cavoli, ma com'è possibile, Walter? No, normale che gli dia, però subito la prima volta che metti il sedere in macchina. Allora l'ha fatto salire con lui,
di fianco e ha visto che Pianta notò che lui aveva una guida molto pulita. Cioè, io vorrei capire cosa vuol dire avere una guida molto pulita nel rally, cioè mentre tanti forse si dedicavano anche allo show, allo Se spettacolo, intendi nei la terra tornanti, invece Rola ha amara. sempre detto: faccio poca strada, arrivo, freno, quasi un approccio da pista, no? Arrivo, freno, dritto, imposto curva, vado via pulito. Mentre probabilmente gli altri, non so, spazzolando di più, ho Però bisogno non che è. tu ce lo spieghi questo. Guarda, ieri nella gara in salita non mi sono studiato tanto la velocità quanto le traiettorie e me lo sono ricordato anche in un audio che ho fatto poi andando su. E è molto importante che tu fai la traiettoria giusta, tagliare qua, spigolare là. Però se poi sali su con Allen 2 volte, vedi Che che è no. sempre a campi e poi alla fine non è che Rohr va più forte di Allen. Rohr forse è sempre molto pulito, anche Sandro Munari era molto pulito, pensano molto alle traiettorie, poco al pubblico. E anch'io sono per le traiettorie, il pubblico se è sul bagnato che viene bene, ma se no Non vai a cercarla. meno fai strada e più forte vai, Perché questo è anche questo vale. pacifico. E lui vedevo, se vedi qualche filmato dove... Io partivo dietro Allen qualche volta e vedi che lui col culo della macchina è sempre nei fossetti. E questo però poi alla fine mi dà 2 secondi al chilometro, vuol dire che funziona. Non è... Ma e poi dipende anche molto da come è abituato uno a guidare, no? Perché a spigolare qualche volta rischi anche di lasciarci un cerchio. Io Esatto. ai 4 regioni ho lasciato un cerchio della Stratos perché ho preso un muretto alto così, mi ho tolto un cerchio. E Esatto. anche alle Alpi orientali un anno abbiamo tolto... Spigolato un cerchio, forato una gomma, non è che abbiamo fatto dei danni, però ci siamo fermati. Vuol dire che tante volte vale una cosa o vale l'altra, dipende dalla tua guida, come te la senti. Ok, un'altra riflessione mi è arrivata da una dichiarazione di un altro tuo collega di Lele Pinto che arrivando dalla pista. La prima volta che ha cominciato a fare rally andava troppo forte, a detta sua dice andavo troppo forte, quindi andavo troppo oltre il limite, quindi andavo forte ma poi andavo a picchiare, per cui ho capito che non potevo guidare così. Vuol dire che nel rally il 100% è diverso dal 100% della pista? Cioè è consentito andare al 100% o bisogna avere un minimo di margine? Per forza, perché sono mode improvvisate. Non, la macchina in pista, tu quando sei passato 20-30 volte, sai che la metti là, che va così, la pressione delle gomme, sai tutto. Mentre vai a provare 7-8 volte un pezzo di strada di sterrato, la macchina non è che reagisce sempre uguale. Per cui poi sono passati 10 davanti e hanno fatto il fosso che è diverso dall'asfalto. E poi la terra è sempre. Deve avere sempre un po' di lasco, perché se no ti pianti da qualche parte. A me è successo molte volte e anche agli altri, perché se vai troppo forte poi sbagli qualcosina sempre. Certo. Senti, il realista è più coraggio o più incoscienza? No, coraggio deve esserci un po', l'incoscienza anche un po', ma non... Quelli che vincono... Non hanno né coraggio né incoscienza. Quelli che vincono li ho visti, ho visto bene i ragazzi da San Marino, quel Neville con la I20, sono preparati, non sono incoscienti, sono molto molto preparati, che è diverso dall'incoscienza o Però tu dalla non ti sei mai sentito un filo folle, dico te come rallista, cioè secondo te c'è un filo di follia in Stato, un sì, pilota da rally un o no? paio di volte, perché magari, non so, per dire a San Martino di Castrozza, Nero Butto mi stava con la Scona 400 al Mangen, mi ha dato 40 secondi. Sapevo che era dietro di 1 minuto e mezzo, io ho regolato un po', ma ho regolato un po' troppo, mi ha dato 40 secondi in 22 km. E allora gli ho detto, ma da dove sei passato? Ha detto, guarda, siccome volevo fare, mi divertivo, l'ha fatta 10 volte il Mangen, 10 anni, ho staccato il cervello e sono venuto giù. E ha detto, però, adesso mancano 2 prove, sei dietro di 24 secondi, non più di 1 minuto e 20, e devo staccare il cervello io, perché se no mi prende. Allora ho dovuto staccare il cervello una volta. Oppure un'altra volta, quando avevamo perso, ci ha messo i chiodi al ciocco. E quando ti hanno messo i chiodi, siamo arrivati alla fine della prima prova,
ultimi. Aspetta, spiegaci un attimo, cosa vuol dire mettere i chiodi? E ci hanno messo i chiodi e ci hanno fatto bucare sia Gigi Battistolli che io con le due Ascona 400. Ma questo è, cioè, perché? Cioè, da avversari, perché pubblico, idiota? No, i chiodi fatti apposta, per cui ho fatto bucare le nostre due Opel e basta. Ah. Solo noi due, per cui sappiamo anche chi è, ma non è che purtroppo non possiamo accusare nessuno. Lì siamo arrivati alla fine prova, eravamo ultimi. Gigi non è arrivato in fondo perché è andato a sbattere, lui pensava di avere le gomme ancora buone. Io ho cambiato una gomma, ho preso 7 minuti. E poi c'era il nostro direttore sportivo Amilcare Ballesterini che ci voleva fermare. Aspetta, dove andiamo, no? Siamo ultimi. E ho detto, no, Amilcare, adesso aspetta un po', che adesso ci divertiamo un po', no? Perché finora, se corri per il campionato, devi sempre andare un po' all'occhio. Se invece sei ultimo, possiamo anche andare un po' forte. E pensa che ogni prova prendevamo 1-2, siamo arrivati secondi e abbiamo vinto il campionato europeo, la squadra Opel, perché quella gara non ci siamo fermati. Non bisogna fermarsi mai, perché uno rompe lui, noi che andiamo forte, perché quando poi vai forte senza il problema della classifica, vai forte, cambia il passo e poi ti diverti, perché se puoi andare forte, perché ti danno il via senza guardare un po', e quella volta lì, se per caso ci fossimo fermati, avrebbe vinto il campionato europeo McRae, che era il nostro concorrente con Opel, loro Opel ufficiale tedesca e noi Opel ufficiale italiana. E li abbiamo battuti per quella gara là che non ho voluto fermarmi. Pensare a questa è stata anche una scuola di vita, perché poi questa cosa di non fermarsi mai è qualcosa che tu porti avanti ancora oggi nella tua attività. Se vuoi vincere così, sennò se butti subito l'ancora non vai avanti. No. Senti, tu hai avuto incontri ravvicinati con giochi di squadra brutti, di quelli in cui deve vincere? Cioè, però li hai visti magari attuati a qualcun altro? Io ho avuto un vantaggio che una volta hanno fermato Cerato per farmi vincere il campionato italiano al 100.000 trabocchi. Una volta hanno fermato me a San Martino di Castrozza per far vincere Verini. Ma sono delle stupidaggini, sono secondo, mi fanno arrivare terzo, passa davanti Verini, ma non è certamente il campionato del mondo di Formula 1, capisci? Per cui invece delle cose pesanti le ho avute quando ho vinto Sanremo. Ce l'hai voglia di raccontarci, perché qualcuno magari avrà seguito lo speciale che abbiamo fatto, però lì succede che la squadra ufficiale Fiat si presenta con la 131. Sì. Tu sei con la Stratos, da solo, la Stratos privata. È successo che dalla prima prova, dalla seconda, la prima ho rischiato di fermarmi, ma dalla seconda prova si sono accorti che che stavo davanti, soprattutto sulla terra. E allora hanno fatto un po' di tutto per cercare di danneggiarci. Una volta, arrivando a San Marino, era un rally duro, quella, non è un rally come quelli di adesso, e arrivando a San Marino ci hanno fatto pagare 3 minuti con un errore del cronometrista per farci partire secondi alla tappa dopo sulla terra. Quando tu parti a 1 minuto sulla terra, davanti la polvere è un disastro, perché 131 solleva di tutto e tu io gli arrivo a 30 secondi, poi non ci vedi, non vai a prenderlo. E ci hanno fatto partire per secondi, abbiamo contestato, poi ci hanno dato i 3 minuti, ma alla fine della tappa di terra. E allora questo è stata una porcheria che poi è stata rimediata brillantemente, ci hanno ridato i nostri 3 minuti, ma intanto il danno era fatto. E poi una cosa meravigliosa da raccontare è che quando eravamo a Sanremo, l'ultima tappa, avevamo 6 minuti di vantaggio e eravamo fuori dalla Fiat di Sanremo, pioveva come questa mattina, uno scroscio, e noi eravamo fuori che stavamo montando le gomme da bagnato e sentiamo gracchiare il telefono Daniele Udetto, che allora erano dentro nel capannone della Fiat, belli, coperti al caldo, e gli diceva ai meccanici: montate le slick, c'era una pioggia, il torrenziale alta così l'acqua, montate le slick, urlava, montate le slick, urlava, noi sentivamo fuori, ma come montate le slick? E noi non sapevamo cosa fare, o stavano bleffando per farci montare le slick sul bagnato, un disastro, becchi 4 secondi al chilometro, oppure era veramente da slick, e allora abbiamo pensato di montarle intermedie. Con l'intermedio, se piove ci difendiamo, se è asciutto ci difendiamo ancora. E
Abbiamo montato le intermedie, loro sono partiti con le slick, però la squadra ufficiale può anche partire con le slick, perché un furgoncino un chilometro più avanti ci mette 3 minuti a cambiare le gomme, non è che ci, non come la Formula 1, però si fa veloce. Fanno veloci, sono in quattro con quattro gomme. E invece siamo saliti a Col di Rodi, sono 5 chilometri, c'era un cielo terso blu, incredibile, bellissimo, tutto asciutto. E giù a Sanremo un'acqua alta così, incredibile cosa è successo. E noi eravamo con le macchine, con le gomme intermedie e loro con le gomme slick. Alla fine ci è andato un minuto, in effetti abbiamo vinto con 4 minuti, 4 e mezzo di vantaggio, non con 6. Perché le ultime prove là abbiamo pagato, quella prova era una ronda di 50 km. Adesso le prove erano di 50, 55, di 20, ma anche 50. Cioè, ci sono delle gare a San Martino, 100 km in tutta la gara. Tutta la gara, sì, quindi facciate una speciale. Qua una speciale, sì, sì. Chi era il gran capo Fiat allora? Cesare Fiorio. Cesare Fiorio. Che rapporto avevi tu con Fiorio? Dimmi se non hanno cercato di comprarti quel rally lì? Non hanno tentato qualche mossa strana? No. Hanno fatto partire Walter a 2 minuti, anziché a 1, perché io ho pensato, se lo vedo arrivare vuol dire, mi ha dato un minuto. Se mi raggiunge, mi ha dato un minuto. Ma se non lo guardo, loro partono a 2 minuti, se mi raggiunge, io non so che è partito a 2 minuti, per cui, però avevamo 6 minuti di vantaggio, in partenza, 6 minuti, hai voglia di... Perché, insomma, Fiorio ha una storia tosta, davvero, sì, davvero sì, sì. Gestore di squadre di quel tipo Fiorio lì, no? Perché... è vincente, lui ha una testa da vincente. Perché quelli che vincono sono sempre quelli che non mollano mai e che farebbero di tutto per vincere. Però sono, me lo insegna la storia, anche un po' figli di puttana qualche volta. Se vuoi vincere, fanno di tutti i colori. Perché la storia, ad esempio, di Tony Carello, credo, con Montezemolo, è una storia di quelle lì, no? È uno che è stato segnato, nel senso che la sua carriera è stata segnata. Ma anche Pregliasco con Cesare Fiorio ha avuto delle disavventure, però... Non so se ha ragione l'uno o l'altro, no? Ma Fiorio è sicuramente uno vincente. Se vuoi vincere, molto spesso ci sono dei compromessi da accettare che non ha. Fiorio è uno che vuol vincere. Dopo Fiorio c'è stato Piante, anche Piante è stato uno che voleva vincere. Vedendolo da fuori, tu forse avevi già smesso, forse stavi smettendo. Pianta, io ho smesso, arrivato con dopo. Loro, ho smesso con loro nel 79. Ma se tu dovessi costruire la tua squadra ideale, pilota, macchina e team manager... Chi metteresti? Scegli in qualsiasi anno di quelli che hai conosciuto e di quelli che hai seguito. Puoi arrivare fino, se vuoi, anche adesso, però starei su quegli anni là. Pianta sicuramente. Pianta a capo? Ah, sì. Sì, perché lui perché è uno... Perché rispetto a Fiorio? Perché lui è anche uno che andava in macchina e che andava forte e che la collaudava. E mi ricordo un giorno sul bagnato, io ero un po' più giovane di lui, perché lui adesso è mancato da 4-5 anni. Sì, credo fosse un 30... del 30... Sì. Sarà la classe di Amica e Balestrieri e la 131 mi puntava un po' di muso, lui mi dice guarda Tony se vuoi te la faccio andare via da dietro con le barre, però quando tu vai quando dondoli dietro poi non vai avanti, no, devi andare via sempre un po' di muso ma poco, e lui era uno che le macchine le sapeva preparare e poi aveva anche una grande familiarità, era buono, no? Che questo va bene. Una bella... Il suo dogma era la macchina deve tenere la strada. Io mi ricordo che lui diceva la macchina deve essere certo. Bella da guidare. Bella da guidare, anche se magari un po' più difficile, ma vai più forte. E questo me l'ha insegnato lui. E poi come squadra i ragazzi sono quelli della Opel, una roba bravissimi e bravi, molto amici fra loro, senza nessuna invidia. E la macchina Andrei... Sempre con la Stratos. Ma anche i piloti però. I piloti? Dai, quattro. Mettimene quattro. Quattro piloti? Sì. Ma il più forte in assoluto penso sia Walter Rohr. Il più... che va forte quasi uguale, sicuramente, ma molto anche simpatico. E, perché ci vuole anche vivere la squadra, no? Allen. Munari, naturalmente. Balestrieri, naturalmente. Ce l'ho là in classe, ce ne sono tanti che vanno molto forte. Non ti sei messo nei quattro? No, perché io non ho mai corso da professionista, ho sempre lavorato e poi ho fatto anche qualche corsa, ma non ho mai... Ma perché non sei mai voluto diventare professionista? Per una questione, cioè, era perché... Ma sai che non lo so. Passione perché... per il lavoro o si guadagnava troppo poco nei rally? No, ma... Per andare a fare il professionista dovevi guadagnare poco e cominciare a buttare via un anno, due, tre e lasciare il lavoro. Non è possibile. Tu lavoravi già? Infatti, per cui... Certo, io, se no come facevo a pagare le gomme?
Poi Alessandro, che ha fatto la stessa cosa, Che è tuo lui figlio? nel 92, Alessandro, mio figlio, ha vinto l'italiano, ha vinto il mondiale con la Mazda Gruppo N e poi la Peugeot lo voleva in squadra e fare l'italiano. E Alessandro ha rinunciato, ha detto, ma no, papà, io vado con la Peugeot, vinco due o tre volte il campionato italiano con la Peugeot e cosa ho fatto? Non ho fatto, non ho concluso nulla, se invece sto qua a lavorare vedrai che concludiamo di più. E non ha più corso. Non avete rimpianti, nessuno dei due, di non aver... No, ma mi diverto anche adesso, mi diverto, lui si diverte col lavoro, gli piace qualcos'altro, no? Non è che... Sì, è chiaro che ogni tanto mi viene voglia di pensare, ma se facevo così, avrei fatto così. Ma ho fatto lo stesso delle belle Tu cose, no? hai detto che sceglieresti i meccanici della Opel, no? Fantastici. Però so che Alessandro, quando correva con la Mazda, Sì? aveva un team giapponese fantastico, cioè che Ah, erano lì sì. presenti 10 minuti prima dell'orario previsto, mentre gli italiani arrivavano sempre dopo mezz'ora, Sì, no? ma l'italiano è fatto così. Dice allora ore 8 Però e tu avresti ore. scelto quelli della Opel, cioè comunque, anche Ah, sapendo che Alessandro ha incontrato una squadra sì, giapponese. no, perché bisogna viverla. Non possiamo solo, se no dobbiamo solo correre in macchina, dobbiamo anche mangiare insieme. Io portavo il prosecco e Correro portava il piemontese, il dolcetto, il Barbera. Poi Certo. portavamo a mezzogiorno, eravamo in 14 o 15 a tavola e il prosecco finiva in mezz'ora e poi rimaneva là il rosso di Il rosso del Piemonte che non beveva chissà come nessuno, mai. chissà Chissà come mai. come Per cui questa grandissima scuola, questa storia meravigliosa delle gare ti è servita a coltivare la passione che avevi da piccolino e mai. Sì. poi per portare avanti le tue aziende. Comunque non sei riuscito a staccarti dalla passione delle macchine, non avresti fatto nient'altro, avresti fatto Ma io mi qualche appiace, ti dicevo che ogni mattina mi sveglio che ho voglia di fare qualcosa. Se non facevo le auto avrei fatto qualcos'altro, forse un po' meglio, forse un po' peggio, ma con tanto impegno sempre, ci metto molto impegno. E sono riuscito a fare delle belle cose con l'aiuto di 200-300 collaboratori, quasi tutti validi, per cui è un bel lavoro, dai, sono Però ieri hai contento. corso con la tua Stratos, per Ah, che cui bello emozione a ieri. mille, sei sceso con i peli sulla schiena dritti, A al mille. mattino arrivi e ti trovi, qui hai, vendi quante macchine all'anno? 20, Sì, 25.000? va bene, 25.000 sì. auto. Ce n'è una adesso sul mercato che ti stimola come la Stratos o non esisterà mai? Dai, Quella elettrica. non dire le bugie che non ti credo, qua Sì. possiamo dirlo, qua siamo sinceri e possiamo non dirlo. Che mi stimola. Sì, adesso Non voi. ti manca una Lancia sportiva come allora, non ti manca un Alfa Romeo, perché Ma sono la prodotti Lancia. fantastici, però non ti manca il fatto, qui ti parlo da concessionario, non ti manca da concessionario appassionato, perché sono concessionari e concessionari, Ci tu hai la manca, ci passione, mancano un sacco non di ti manca una macchine. Lancia che partecipi ancora a quelle gare, Ok, l'Alfa però. Romeo, cioè l'Alfa e la Lancia di pianta, di Ma non fiorio. puoi inseguire dei sogni quando una casa ha deciso di smettere Ma di questo è non. solo per motivi finanziari? Ma non credo, sai, che sia solo per motivi finanziari, anche perché tu non puoi fare cassa integrazione e buttare via qualche. Allora spendevano tanti Ho soldi, eh. capito, ma lo sport non è più propedeutico. Cioè, io, se io avessi una È una Giulietta o scelta, una è una Giulia scelta. vincente nel Io, per esempio, DTM. sono convinto che se avessero fatto una Stratos, con le linee della Stratos stradale nuova, credo che ne avrebbero vendute molte e il marchio Lancia avrebbe tenuto il passo. Per cui ci sono delle scelte commerciali che non riesco a capire alle volte, sono un po' economiche, un po' sofferte anche perché quando hanno chiuso il reparto Corse Lancia e Alfa Romeo avevano quelle ITC, Mamma quelle mia, che bello! DTM, che le macchine Che io trasmettiamo noi sulla 6 avevo. Io ho Sport avuto la Action? ultima che l'ho tenuta perché volevo tenermene una, era quella Io quando ti ho conosciuto ce l'avevi qua davanti, arancione no? Jägermeister, era quella di Bravo. Forse Danner. Tarquini, non lo so, sta macchina, avevo sta macchina. E poi un giorno volevo andare a provarla a Balocco e non sono riuscito a metterla in moto, allora no, Non serve più niente. bisogna che la Sì, vendi. tu hai parlato di se facessero una Stratos, però adesso ti lasciamo. A noi sarebbe bastata una Delta, no? O una Giulia schierata nelle competizioni di turismo in maniera ufficiale. Cioè, non riesco a capire come mai non ci siano più quei meccanismi che invece BMW, Audi e Mercedes portano avanti, no? Continuamente con gare. Per cui. Questo non me lo so spiegare purtroppo perché ormai sono anni e anni che hanno smesso e
la scelta di allora è stata sicuramente sbagliata. Okay. Adesso ti cercano e noi ti lasciamo. Tony, grazie mille per averci dedicato questo tempo. Spero che tu mi venda qualche macchina in più, perché sei un po' così. No, se no altrimenti siamo rovinati. Noi andiamo sul bel prosecco, per cui grazie mille di averci ospitato. Arrivo col mio prosecco. Quella fariocchio che esplode.